Il mercato del nostro Parma è ufficialmente finito. A mio parere, ma anche a vostro parere, abbiamo costruito una squadra veramente forte e devastante. Raga, vi ricordo che se volete acquistare il gioco a prezzo bassissimo, passate da Instant Gaming, potete trovare il gioco a 30 euro circa ed è un sito sicuro ed affidabile al 100%. Vi chiedo immediatamente di lasciare quindi un bel pollicione in su e adesso buona visione a tutti col video e mi raccomando, forza Parma! Bene a tutti ragazzi e bentornati qui sul mio canale con la carriera su Football Manager 2017 con il Parma. Il mercato si è concluso nello scorso episodio, abbiamo costruito una squadra fortissima, sono arrivati dei giocatori giovani e molto interessanti. In primis Scamacca, l'attaccante ex Roma che era finito in Olanda al PSV Eindhoven. La squadra c'è, gli acquisti sono arrivati, adesso spetta a mister Malesani riuscire ad amalgamare, a formare un gruppo di gente pronta a dar battaglia a qualsiasi squadra, perché l'obiettivo vincere il campionato non finirà di certo dopo le prime due partite di campionato, dato che la seconda l'abbiamo persa. Quindi non pensiamoci raga, va bene così, ricominciamo piano piano il nostro progetto. Nonostante le prime due partite andate male, comunque una contro il Venezia, che a mio parere è una delle squadre più forti di questo campionato, nel pareggio col Mantova potevamo fare molto di più. Comunque raga, ci rifaremo. E adesso, come prima partita di questo episodio, c'è la sfida contro la Reggiana, quindi immediatamente derby emiliano. Le tre partite di quest'oggi saranno contro la Reggiana, la prima è il derby del Grana, si chiama così questo derby, poi Gubbio in trasferta e in casa contro l'Ancona, saranno queste tre partite. Raga, abbiamo 7 giocatori in nazionale e la maggior parte sono tutti degli under 19 o under 21. Voglio assolutamente regalare la prima gioia in campionato ai nostri amati tifosi. Il mio fan Alessandro Mora si infortunia, quindi scrivetegli che non può giocare nella sfida, nel derby dell'under 20. Di andare a giocare contro la Reggiana per questo derby dell'Enza o derby del Grana. Giochiamo con Pigliacelli, Canini, Saporetti, Colì, Garuffo, Corapi, Murge, Nunzella, centrocampo, Baraglie, Barretto ed Evacuo. Scamacca per questa partita, per questo derby, va in panchina. Le squadre entrano in campo, Alennio Tardini di Parma. Mister Maesani vuole regalare la prima gioia in campionato ai propri tifosi e quale migliore occasione se non il derby tra Parma e Reggiana che ha appena cominciato. Dentro da Murgia, bella palla, per Corapi col destro, palla fuori, calcio punizione per la Reggiana, Pedrelli ci prova pall'alto. Il primo tempo non è andato benissimo, comincia adesso la ripresa, dobbiamo macinare gioco, dobbiamo buttare la palla in aria più spesso invece di provarci alla distanza. La Reggiana ci prova, Maltese col sinistro, Pigliacelli, parata centrale facile, calcio punizione, Baraglie, è entrato Scamacca, la palla in mezzo, ce l'arriva, calcio rigore, fallo di Ghiringhielli al 71esimo minuto. Chi è che va a prendersi la palla? Forse Evacuo, se non sbaglio Evacuo. Comunque sono entrati Giorgino, Saber e Scamacca nel corso del secondo tempo. Batte felice Evacuo, Evacuo col destro, dai Evacuo, col destro centrale, 1-0 Parma, 72esimo minuto di gioco, il Parma è avanti, la prima rete in stagione per felice Evacuo, 1-0 Parma. Il derby per adesso se lo sta portando a casa il Parma grazie alla trasformazione dal dischetto di Evacuo, festeggia il pubblico parmigiano, il Parma è avanti. La Reggiana ci prova, il Parma si difende a denti stretti, Petrelli in area ci prova, palla alta, meno male, manca poco, Petrelli dentro, Maltese, ancora Petrelli, il cross dentro, Cesarini è in area, non fate fallo, state attenti, fate i bravi, fallo adesso di Canini. Mamma mia che paura, che ansia, la palla in mezzo, via la palla, là sulla linea Garuffo, miracoloso Garuffo, ma anche Pigliacelli l'ha presa se non sbaglio. Dovrebbe essere finita, dentro di Garafischi e finisce qua, la prima gioia per mister Malesani, arriva nel derby contro la Reggiana, vince il Parma. Sono davvero contentissimo di aver regalato questa gioia ai nostri tifosi che se la meritavano. Vinciamo il derby dell'Enza, quindi debutta Barreto. E adesso raga, direi andare immediatamente alla seconda partita contro il Gubbio. Dobbiamo provare a vincere anche quella, perché adesso che abbiamo preso morale, fiducia nei nostri mezzi dopo la vittoria nel derby, dobbiamo continuare a far così. Allora, guardate la differenza sui social, per farvi capire che i social sono davvero così. Allora, Alberto Malesani merita molto credito, una prestazione brillante di intera squadra, stiamo prendendo forma. Risponde Rebecca, un risultato decente, cioè risponde, mette un altro tweet, Rebecca. Un risultato decente, buona gara, andiamo avanti ora, Parma versus Reggiana. Barreto ha fatto bene, ma datevi tutta una calmata, davvero felice per l'esordio di Barreto.
Sempre bello vedere un debutto per cui seguirò da vicino. Barreto con il Parma. Grande vedere Barreto. Allora, Scavone, dopo aver parlato col fisioterapista, si scopre che sarà fuori per 2 mesi, meglio dei 5-8 mesi che avevano dato precedentemente. Comunque, avete visto nella parte social network che i tifosi comunque scrivevano ciò che pensavano in quel momento. Uno diceva che aveva fatto bene, uno male. Comunque, una cosa carina. Comunque, leggere ogni tanto la parte social del gioco. Andiamo avanti, raga. Tra pochissimo c'è la sfida quindi contro il Gubbio. Convocazioni nazionali, Zommers dalla Lettonia. Purtroppo, raga, i soldi per prendere Frattesi nello scorso episodio non ce li avevamo. E qui ci dicono che è stato il migliore in una partita contro il Genoa nell'Under 20. E ovviamente a gennaio, magari, o il prossimo anno, se avremo più soldi, proveremo a prenderlo. Per questa seconda partita dopo il derby, giochiamo col 4-3-1-2 con Pigliacei, Nunzella, Marchizza, Canini, Carufo, Murgia, Melegone, Corra per centrocampo, Baraglie dietro la coppia e Vacuo, Scamacca. Speriamo di portarci a casa una vittoria. Entro in campo le squadre. Sta per cominciare Gubbio Parma, la quarta partita di campionato. Forse la quarta partita di campionato. E dopo il derby vinto per 1-0 dobbiamo continuare a far bene. Corapi la mette dentro, confusione. Poi la palla arriva a Garufo. Potrebbe andare al cross Garufo, invece serve Murgia. Dentro da Melegoni adesso. Melegoni, Corapi. Corapi dentro per Baraglie che si gira benissimo! Baraglie! 1-0 Parma! Dopo 17 minuti per Baraglie, questa è la quarta rete stagionale. Il nostro bomber è proprio Baraglie. Corapi dentro per Baraglie che si gira benissimo e dal limite dell'area fa scoccare questo destro che rende imprendibile la palla, il tiro, la conclusione al portiere avversario. 1-0 Parma dopo 17 minuti. Corapi dentro per Evacuo, adesso Scamacca! Scamacca parata poi Scamacca! La prima gioia di Scamacca, Gianluca Scamacca, 2-0 Parma al 36esimo minuto, segna il suo primo gol con la maglia del Parma, il giovanissimo arrivato dal PSV Eindhoven, il primo l'ha sbagliato ma il secondo di pura potenza lo mette lì sul palo, 2-0 al 35esimo, il Parma sta provando a vincerla e a chiuderla nel primo tempo. Occhio qua, calcio di punizione, il tiro deviato dalla barriera. Ci prova quindi il Gubbio a riaprirla con Ferretti da solo. Ferretti fermato così da Canini, Scamacca di testa sovrasta tutti, lo fa, accelera, Evacuo, Evacuo la tiene, scarica da Corapi, Corapi tra le linee, se ne va Corapi, accelera, Corapi col destro, parata da Monti. All'80esimo Malesani decide di concludere i cambi, qui Scamacca, attenzione, col destro, palo clamoroso, che giocata di Scamacca. All'89esimo mister Malesani decide di esaurire i cambi, dentro Saber e Mastai per Evacuo e Melegoni se non sbaglio, o Corapi, no se non sbaglio Melegoni, occhio Giacomarro. Dentro per Candellone, indietro, scarica da Zanchi, ci prova il Gubbio, attacca a testa bassa il Gubbio, noi dobbiamo chiuderci e ripartire in contropiede. Zanchi ci prova dalla distanza, parata di Pigliacelli. Scamacca fermato da un brutto intervento, non in tre su Scamacca, non fischia il fallo direttore di gara, ma ormai è finita la partita, mi sa. E il Parma si porta a casa la seconda vittoria consecutiva, scusate. E infatti qua finisce dal Pietro Barbetti di Gubbio il Parma e spugna anche questo campo, seconda vittoria consecutiva. Allora, ho detto alla squadra che hanno giocato bene e a Scamacca ho detto che sono entusiasta di lui e lui sembra motivato e ispirato, meglio così. Guardate le statistiche, mi sa che forse qualche golletto in più potevamo fare. Da notare la vittoria del Modena sul Forlì per 5-2, altre partite pieni gol non ce ne sono state, il Venezia continua a vincere. Baraglie impressiona nel Parma, 8.30, è stato il migliore in campo nella gara tra Gubbio e Parma. La classifica degli 11 della settimana del Parma non c'è nessuno. No, c'è Garufo, molto bene. Diamo un'occhiata ai social, Baraglie è stato bravo, non credo, ma ti droghi Giampiero Vivian. Un offesone il giocatore del Gubbio. Sarebbe stata una buona prestazione contro una buona squadra, penso che una suora zoppa avrebbe difeso meglio di loro, niente cos'erano. Comunque hanno difeso bene perché su 21 tiri ne sono entrati solo 2, non si sono proprio comportati male. Andiamo a giocare contro l'Ancona, per la terza e l'ultima partita di questo episodio, davvero sono contentissimo perché la squadra c'era. Io so che avevo fatto una buona campagna acquisti, un'ottima campagna acquisti. Mi mancavano solo i risultati, risultati che adesso piano piano stanno arrivando. Giorgio, il nostro centrocampista, decide di voler diventare allenatore e quindi sta iniziando il corso per il patentino. Assurda questa cosa. Manteniamo come oggetto il 4-3-1-2 e giochiamo con Pigliacei, Nunzella, Marchizza, Canini, Garufo, Giorgino, Murgia, Saber, Baraglie, Evacuo e Scamacca. Allora, ho motivato la squadra e in più ho detto a Scamacca di stare tranquillo perché non possiamo dare a un giovanissimo
tutta questa responsabilità. Lui gioca, cresce piano piano e vedrete che prima o poi diventerà un bomber di razza. Comunque raga, è appena cominciata Parma-Ancona dal Legno Tardini di Parma. Partiamo in contropiede con Baraglie che corre, larga da Evacuo, dall'altra parte c'è Scamacca, Evacuo dentro ancora da Baraglie, Baraglie dentro per Scamacca che si gira benissimo! Scamacca! 1-0 Parma, 39esimo minuto, che gol ha fatto! Come si è girato? Ma che attaccante abbiamo comprato? Ho fatto benissimo a cedere Calaiò, ragazzi. Ragazzi, siamo presi un giovanissimo che ci porterà davvero in alto, perché questo come un attaccante fortissimo. Sono contento perché l'acquisto si è rilevato davvero azzeccato e l'acquisto è piaciuto tanto anche a voi. Comincia la ripresa, ho detto ai giocatori di non rilassarsi e loro erano tutti motivati al 100%. Primo cambio per Mister Malesani, dentro Corapi per Murgia, qui Sabre, calcio di punizione, calcio d'angolo, Scamacca, poi Marchizza non riesce a buttare dentro, Nunzella non sa chi darla, non farti fregare la palla a Baraglie poi di testa, ancora Nunzella dentro, niente da fare, mettiamoci ancora in difensiva, va, non voglio rischiare, occhio qua, Barilaro la mette dentro, Pigliacei non la prende, 1-1, 80esimo minuto, Elio De Silvestro porta in parità la partita, niente, in controllo non riusciamo a giocarci e mi sa che la partita infatti finisce qua, sì, dal Legno Tardini di Parma, un erroraccio della nostra difesa non ci permette di portarci a casa la terza vittoria consecutiva. In maniera aggressiva dico che non siamo stati bravi e queste gare devono essere vinte. Però siamo lì, siamo a 4 punti se non sbaglio, 5 dalla prima. Prima in classifica che è il Bassano, o la Bassano. Scamacca del Parma in forma, si è reso protagonista di questo episodio con un gol meraviglioso. Purtroppo però insieme al suo gol non è arrivata anche la vittoria per un errore difensivo. Ma davvero ho fatto un gol assurdo e sono davvero contentissimo. Diamo un'occhiata alla classifica, eccola qua, siamo settimi a 8 punti, 4 punti dal Bassano primo e 3 punti dal Feral Pisalò che si trova al secondo posto. Siamo lì comunque raga, siamo davvero vicinissimi alla testa, dobbiamo continuare a far così. Siamo un allenatore che è arrivato da poco, anche se è abbastanza esperto come Malesani. Nel prossimo episodio che arriverà nei prossimi giorni andremo a sfidare il Teramo, il Modena e il Bassano capolista. Quindi nel prossimo episodio vedremo se riusciremo a portarci lì più in alto possibile. Comunque raga, vi chiedo di lasciare un bel commento, ho fatto un'analisi per queste tre partite, se avete dei consigli per i moduli scrivetemi qui sotto tramite un commento, ditemi cosa ne pensate di Scamacca che a mio parere si sta rivelando un acquisto davvero eccezionale, se avete qualcos'altro da dirmi ovviamente scrivetelo qui sotto, tutti i miei social li trovate qui sotto in descrizione, c'è anche il sito di Instant Gaming per acquistare il gioco a prezzo bassissimo. Adesso è tutto, non dimenticatevi di condividere il video, di iscrivervi al canale, vi mando un abbraccio enorme e ci vediamo domani con un prossimo video.